Allora, innanzitutto, grazie magnifica rettrice. Grazie come sempre non soltanto dell'ospitalità in questo luogo magico, ma anche per la puntualità dei tuoi interventi, sempre a favore di un paese che deve essere capace di investire di più in istruzione e in educazione. Grazie al rettore Limone per tutto il lavoro che sta facendo lui personalmente, la CRUI, per tutto il lavoro che stiamo facendo. Abbiamo un'enormità di lavoro da fare assieme adesso, lo sai, ed è un lavoro fantastico che faremo, perché lo facciamo sempre con lo stesso spirito di servizio nei confronti del Paese con cui abbiamo sempre lavorato. Grazie all'Invalsi, grazie all'Invalsi, grazie a queste ultime annotazioni, sia il ricordo delle ragazze che ci hanno lasciato, sia dei bambini che sono arrivati. Tutti gli studi di ricerca sono gruppi umani, e questa è la cosa importante, vanno segnalate, le università, le scuole sono gruppi umani, e quindi questo va posto sempre al centro di tutte le nostre attenzioni. Grazie per questi dati. Innanzitutto però vorrei tornare sul punto di partenza, la necessità di raccogliere i dati. La necessità di raccogliere i dati e di raccoglierli bene è un fatto fondamentale, perché vedo che noi spesso ci abbandoniamo in questo paese da una serie di polemiche autoflagellanti nei nostri confronti, che poi quando vai a livello internazionale scopri che l'immagine che noi abbiamo è molto migliore di quella che noi stessi abbiamo di noi stessi. Vedete, il 20 di settembre quest'anno le Nazioni Unite dedicheranno l'apertura dell'Assemblea Generale all'educazione. È un fatto importante che le Nazioni Unite ritengano che la giornata di apertura debba essere dedicata a questo. Ci siamo trovati a Parigi l'anno scorso, 160 paesi a discutere di questo. E la cosa che ho trovato per me, ma per tutti noi deve essere gradita, è che l'Italia è stata scelta come paese leader sul tema dell'inclusione e dell'accoglienza. Non per il lavoro di quest'anno, che pure sono 30.000 gli ucraini che abbiamo accolto senza dire una parola, e per il lavoro che costantemente facciamo sull'inclusione, per la lunga tradizione che noi abbiamo in questo paese, molto più che in altri paesi, all'attenzione di non lasciare nessuno indietro. Ricordiamocelo ogni tanto, perché a volte quando si vedono le statistiche internazionali si ha di noi quelle di un paese in totale abbandono. No, sono anni, decenni che il nostro paese ha fatto delle scelte. Ad esempio, abbiamo scelto di lavorare sull'inclusione. Quello, ad esempio, di non relegare i bambini, i ragazzi che hanno dei problemi in altre classi o in altri luoghi, ma di accoglierli come parte fondamentale del nostro lavoro, così come l'attenzione che noi esponiamo a quello che tu hai chiamato la fragilità educativa. Io credo che sia un punto fondamentale che ci viene riconosciuto a livello internazionale. I paesi fanno delle scelte. In alcuni paesi la scelta è stata molto chiara. La scuola non è un bene pubblico. In molti paesi la scuola non è un bene pubblico, un bene privato, appropriabile. Un ragazzo negli Stati Uniti che raggiunge la fine della scuola secondaria ha $50.000 di debito. E se fa l'università ne la triplica. Intanto ricordiamolo anche questo. Noi in Europa, in Italia, abbiamo scelto che la scuola pubblica di Stato, che è la base fondante del nostro sistema educativo, è una scuola aperta a tutti. Non è così dappertutto. Sicuramente non è così in molti di quei paesi in cui il termine del merito viene attribuito semplicemente come se fosse un riconoscimento alla Weber, alla Max Weber, che Dio è con loro. No, noi abbiamo scelto un'altra via, abbiamo scelto la via del darci come obiettivo quello del inseguire le difficoltà partendo dagli ultimi. Questi dati di quest'anno sono molto chiari, mi sembra molto evidente. Uno, è chiaro che la pandemia è stato un problema. È chiaro che l'abbiamo affrontata con strumenti di emergenza, ma ad esempio, diversamente da altri paesi, non abbiamo abbandonato i ragazzi. Attenzione, perché si fa presto a fare la semplice descrizione: ah, la DAD è il diavolo, cioè colui che divide, per usare l'etimologia stessa della parola. No, attenzione, con grandissimo sacrificio i nostri docenti hanno usato tutti gli strumenti, le nostre famiglie hanno usato tutti gli strumenti, i ragazzi, le ragazze hanno usato tutti gli strumenti
per mantenere anche nella situazione più difficile il contatto continuo con la scuola. In altri paesi non è stato così, eh? In altri paesi c'è stato abbandono, chiaro. Si è chiusa la porta e si è aspettato che si dovesse riaprire. I dati dimostrano che noi abbiamo tenuto con grande difficoltà, ma abbiamo tenuto durante la pandemia, grazie a questo sforzo straordinario che ha comportato anche un salto di apprendimento da parte degli stessi docenti. I ragazzi erano più preparati. E ha dimostrato che nel 22 siamo addirittura in fase di ripresa, che conforta la scelta che abbiamo fatto tutti assieme, non tutti assieme, molti erano contrari, di tenere le scuole aperte, di tornare in presenza. Lo rivendico come merito di questa nostra scuola. Noi siamo tornati in presenza. Abbiamo fatto i nostri esami di maturità, anche su questo c'è chi non era d'accordo, però li abbiamo fatti. E i dati ci confortano nel fatto che l'essere tornati in presenza ci ha permesso di frenare una caduta e in molte situazioni anche di riprenderla. Certamente sono segni antichi quelli che ci portiamo addosso, sono cicatrici antiche quelle che abbiamo addosso. Il tema della matematica non è un tema da adesso, di adesso. Così come l'altro tema che hai segnalato, la differenza oggettiva fra il nord e il sud. La pandemia sicuramente ha aumentato le differenze. Abbiamo visto che in molte regioni del sud però c'è stata anche una ripresa nella capacità e nella reazione. Ci vuole tempo, questo è evidente. Una vicenda così globale, non conclusa e permeante di ogni vita, di ogni attimo della vita quotidiana, come questa global pandemic, sicuramente ha lasciato delle tracce, ma mi sembra che il sistema nel suo insieme abbia dimostrato una capacità e una volontà di reazione, che tutto sommato ci dimostra ancora una volta come il nostro obiettivo di tornare a scuola in presenza e in sicurezza è l'obiettivo che dobbiamo perseguire, come l'abbiamo perseguito quest'anno. Quindi onore a chi ha fatto questo, a chi ha voluto questo. Dopodiché è chiaro che all'interno di questo noi dobbiamo affrontare e stiamo affrontando alcuni temi che ci portiamo dietro da tempo. Il PNRR serve a questo. Il PNRR ci permette di affrontare tematiche, non di risolverle tutte, perché è chiaro che, ad esempio, tutti gli interventi edilizi che stiamo facendo non coprono tutte le 44.000 scuole che noi abbiamo in Italia, 44.000 edifici scolastici che abbiamo. Ci permette tuttavia di cominciare a fissare dei paletti su che cosa vuol dire una scuola nuova. Su questo abbiamo coinvolto i migliori architetti italiani, da Renzo Piano a Stefano Boeri, a tutti, per darci delle linee guida, per dire che cos'è una buona scuola, una bella scuola, ma una scuola che sia rispondente ai bisogni della nostra epoca. Dei 12 miliardi che avevamo a disposizione, ne abbiamo già attribuiti per bando 10, e i 2 miliardi aggiuntivi sono quelli sulla parte digitale che stiamo oggi attribuendo. Sicuramente c'è il tema delle restanti risorse per quanto riguardano le competenze. Una competenza che dobbiamo richiedere è sicuramente quella digitale. Noi abbiamo l'obiettivo di formare 650.000 docenti entro il 26. E qua ovviamente non possiamo farlo senza l'università, non possiamo farlo senza tutti gli strumenti, anche a distanza, che il professor Limone conosce perfettamente, che mette a disposizione l'università, i consorzi universitari, pensate il CINI, il CNR, pensate l'Istituto per le Tecnologie Didattiche di cui disponiamo. Sono tutte attività di cui non cominciamo da zero, cioè, sono tutte strutture che hanno una storia, una tradizione, una capacità. Pensate ovviamente il ruolo che con Invalsi deve giocare Indire, e quindi anche la IUL, di cui l'Università a Distanza, di cui si condivide proprio la responsabilità insieme con Foggia. Quindi attenzione che a problematiche così strutturate non si risponde con uno strumento, si risponde con l'intera gamma degli strumenti a nostra disposizione.
sul tema della dispersione scolastica sono tanti gli strumenti che abbiamo a disposizione. La riforma degli ITS, gli ITS sono un elemento importantissimo per dare agli studenti la possibilità di trovare una direzione specifica. Ancora una volta ricordo che gli studi tecnici superiori sono condivisi con le università che devono apportare gli esiti della ricerca, sono condivisi con le imprese, sono condivisi con le scuole, sono condivisi con le autorità locali. La riforma della scuola tecnico-professionale, dove noi abbiamo quote di ragazzi molto più basse che in altri paesi, ma soprattutto che devono ritrovare una loro pregnanza rispetto alla possibilità di un percorso che dia degli esiti finali. Abbiamo tutto il tema dell'orientamento su cui stiamo lavorando, ma abbiamo anche le riforme già compiute, a partire da quella del reclutamento dei docenti, che ha al suo centro un perno fondamentale, che è quello della formazione. Formazione, 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 formazione iniziale, su cui ovviamente il ruolo dell'università è fondante, perché dobbiamo poi riportare la formazione degli insegnanti nei percorsi universitari. In questo io devo ringraziare enormemente la ministra Cristina Messa, con la quale abbiamo lavorato con continuità su questo. La formazione obbligatoria che riguarda essenzialmente il digitale, non solo lo strumentario del digitale, ma anche quella che sempre più si chiama l'etica del digitale, cioè insegnare ai nostri ragazzi che quelli sono strumenti e quegli strumenti sono ben chiari se tu hai la solidità umana, professionale per poterli utilizzare. E quel terzo elemento di formazione che riguarda i mestieri dell'autonomia, su questo voglio essere molto chiaro, perché mi sembra che su questo non siamo stati forse chiari, forse sono stato io non chiaro. La formazione incentivata riguarda essenzialmente quei mestieri che servono per dare gamba all'autonomia, cioè coloro che si vogliono fare tutor di altri più giovani, coloro che vogliono e devono essere formati per questo a tenere rapporti col territorio, coloro che vogliono e devono essere formati per questo essere responsabili della progettazione didattica, della progettazione europea. Quindi questa idea di una scuola che non è più semplicemente tipo le vecchie aziende sovietiche, in cui c'erano gli insegnanti organizzati più o meno in maniera fordista, cioè frammentati, e un capo azienda, ma è l'idea di un corpo che si articola sempre più andando verso attività che dal punto di vista del contenuto sono multidisciplinari, e dall'altra parte vi è una serie di persone che, giunte nella maturità del loro mestiere, ovviamente devono avere la capacità di partecipare al governo collettivo di una scuola sempre più inserita nella comunità. Su questo la scuola di alta formazione, che è una cosa, una struttura leggerissima, perché è una struttura di 5 persone, di cui il presidente di Invalsi e il presidente di Indire, più una struttura di 18 persone, deve avere la funzione di coordinare questo. Ma perché coordinare? Perché noi siamo in un regime di autonomia. Autonome sono le università, autonome sono le scuole. E quando qualcuno continua a dirmi voi dovete dire A, si dimentica che le scuole sono autonome. È stata una scelta fatta alla fine degli anni 90 che io rivendico e su cui stiamo lavorando sempre di più, perché per fare autonomia ci vogliono le persone e le professionalità dell'autonomia. Tant'è vero che nel contratto di lavoro, oltre ad una base che io credo sarebbe opportuno riconoscere maggiormente, ci sono 300 milioni poi per pagare le attività di coloro che svolgono le funzioni dell'autonomia, perché vi è questa idea di ampliare la gamma, la struttura, l'organizzazione della governance interna. Bisogna vedere tutte e due, il contratto da una parte e la legge dall'altra parte, altrimenti con un occhio solo si vede sempre una parte sola della storia. All'interno di questo, le riforme che abbiamo già realizzato, che stiamo realizzando, tipo questo del DTS, che ha bisogno poi di tutti gli attuativi, la riforma che su cui stiamo avanzando, tutto il corpo della filiera tecnica professionale, tutta la parte dell'orientamento, tutta la parte dell'organizzazione sul territorio, perché questo vuol dire dimensionamento in un paese che, nonostante il contributo generoso dell'Invalsi, continua a perdere ragazzi. Ricordate che fra il 21 e il 32
abbiamo 1.400.000 ragazzi di meno nelle nostre scuole, e questo è il vero dramma di questo paese, perché comunque non è un problema della scuola, è un problema del paese. Ricordatevi molto le cose che ha detto prima il Presidente. Riverberano sulla scuola una serie di problematiche che non sono della scuola, sono del paese. Io capisco che è più facile dire, ah, guarda la scuola che problemi che ha. Ma attenzione, la scuola è l'indice che nasconde la luna, che è il paese. Se nel paese abbiamo dei problemi di divaricazione nord-sud, la scuola può contribuire a ridurre questo gap, ma non è un problema della scuola, è un problema del paese intero. Se vi sono delle problematiche che riguardano all'interno delle stesse regioni, degli stessi territori, delle stesse città, differenze da quartiere a quartiere, questo sicuramente può richiedere un intervento da parte nostra sulla scuola, ma ancora una volta la scuola può intervenire sulla scuola, non può intervenire sui problemi sociali connessi e da cui derivano anche molte delle problematiche della scuola. Se c'è una differenza fra Posillipo e dall'altra parte i quartieri spagnoli, certamente noi interveniamo, ma interveniamo per mettere evidenza di un'azione che deve riguardare la scuola, che ricadrà sicuramente sul territorio, ma che sconta dati di lungo periodo del territorio. E qua vengo ad una cosa che mi sembra uno degli argomenti, anche se ha suscitato polemiche, mi sembra ingrate e ingiuste, che è questo tema dell'intervento, del prima tranche dell'intervento sui divari territoriali, di cui io avevo attivato anche un gruppo di lavoro, che poi visibilmente ha, come è giusto, ha rivendicato le proprie autonomie come intellettuali, ma sicuramente ha svolto il proprio compito come gruppo di lavoro. Su questo noi abbiamo 1,5 miliardi. La prima tranche va riferita a quel dato che Roberto Ricci ha precisato come fragilità educativa. Noi siamo intervenuti anche sulla scorta di quello che ci era stato consigliato. Non un bando, ma essendo lo Stato, siamo intervenuti per dotare le nostre scuole sul territorio, che sono la presenza dello Stato sul territorio, di risorse per affrontare questo tema. Stiamo facendo, le facciamo in settimana, le indicazioni per i presidi, dove noi consigliamo, perché c'è l'autonomia, che quelle scuole diventino il perno di reti territoriali in cui si coinvolgono le scuole, si coinvolgono i vari soggetti del territorio, anche tramite atti formali, i famosi patti educativi di comunità, però avendo nella scuola pubblica il centro del sistema. Ovviamente lasciando poi a quella scuola pubblica la scelta se fare le reti, c'è l'autonomia. Noi la auspichiamo, la promuoviamo, ma dall'altra parte anche se poi coinvolge soggetti nelle diverse parti del paese organizzate in maniera diversa che possono svolgere delle attività complementari. Ovviamente, essendo dal pubblico al privato, sarà fatto con bandi, perché ovviamente non solo non possiamo imporre ad una scuola di fare degli accordi, ma deve farlo tramite, essendo risorse pubbliche, tramite bandi. Questo lo stiamo facendo, l'avevamo preannunciato, lo stiamo facendo. Così come noi avremo e abbiamo usato come criteri di distribuzione regionale sostanzialmente i criteri che erano stati indicati, ma che partivano dai dati invalsi, perché questo è il nostro punto di partenza. Tant'è vero che abbiamo dato dei 500 milioni alla Campania, che abbiamo visto essere quella più in difficoltà, 79 milioni, di cui 49 alla sola città metropolitana di Napoli, e all'interno di quell'area lì abbiamo usato per il 70% proprio le indagini invalsi e per il 30% la numerosità. Vi sono delle situazioni ultra critiche, perché stanno in quartieri ultra critici, dove per dati esterni alla scuola, tipo criminalità diffusa, su questo faremo un intervento specifico e sono pronto a farlo, l'ho fatto, l'ho annunciato. Le tre tranche che noi diamo di questa misura sono la prima sulla fragilità educativa, la seconda
sarà sulla INIT, cioè quelli fra 18 e 24 anni che non studiano e non lavorano, quindi coinvolgendo ovviamente anche l'università. E il terzo è quello che riguarda progetti nazionali per andare a intervenire in maniera chirurgica esattamente là dove ci sono problemi specifici che, essendo di quartiere o di area o di territorio, devono richiedere un intervento particolare in cui gli effetti non sono solo sulla scuola, ma sono talmente legati al territorio che richiede interventi specifici. Però ancora in questo caso partiremo dai dati invalsi. I dati invalsi, che avete visto, hanno un livello di dettaglio che può raggiungere la singola scuola perché non sono campionari, sono censuari, intervengono sull'intera popolazione. Non è una raccolta, hai sbagliato a fare il campione, no. Intervengono su tutti. E il dato che diceva prima Roberto, che è importante, guardate che i dati tornano a essere fondamentali, e laddove non hai il dato, questo è un dato, perché è un elemento di ulteriore povertà. Quindi, primo, sul il tema della dispersione, il tema dell'abbandono, il tema della fragilità implicita, tre aspetti distinti di un unico fenomeno, vanno affrontati con tutta la gamma degli strumenti. Vi faccio un esempio. In Emilia-Romagna ho fatto 10 anni assessore dopo aver fatto il rettore, cosa di cui, come sala rettrice, sono assolutamente non solo proud, ma sono anche identificato. Beh, noi abbiamo avuto un dato molto chiaro, abbiamo usato l'IFP, l'Istruzione e Formazione Professionale delle Regioni, come strumento principale per ridurre la dispersione. È chiaro che in molte regioni, forse là dove ce n'è più bisogno, questa non c'è. E allora bisogna che con le regioni facciamo un ragionamento, perché è chiaro ed è necessario che la qualifica, almeno la qualifica come obiettivo, sia un obiettivo in cui le stesse nostre scuole siano in grado di intervenire, anche dando qualifiche che sono di competenza regionale. Però per farvi un esempio, non pensate che esista uno strumento con cui si risolvono dei problemi di questa dimensione. Esistono diverse riforme, diversi strumenti che nel loro impatto integrato creano le condizioni per poter affrontare questo tema. Possiamo farci carico come scuola di tutto, sapete, ma non ad esempio della disoccupazione dei padri. Questo mi sembra assolutamente difficile. Se c'è un tema, vuol dire che tutti gli strumenti, non solo che il Ministero, ma che tutti i ministeri usano per affrontare questo tema, devono essere affrontati insieme. Allora tu hai l'impatto, che però deve diventare, al di là di quello straordinario del PNRR, ordinario poi dal 25 al 26 in poi, nel bilancio dello Stato. Dopodiché io capisco, sapete, che ognuno vede il suo pezzettino e su quel pezzettino lì deve fare la misura del mondo. Fa parte della fragilità umana. Attenzione però a non confondere ancora una volta il dito con la luna. Noi andiamo avanti. Su questo tema della dispersione metteremo a disposizione le altre due tranche rapidamente delle risorse che abbiamo ricevuto dalla Commissione Europea, dobbiamo farlo entro il 22, lo stiamo facendo con il passo che ci siamo dati, siamo anzi in anticipo rispetto a questo. Noi dobbiamo fare una riforma entro giugno, ne abbiamo fatte tre. Dall'altra parte, su questo, noi andiamo avanti. Andiamo avanti perché io credo che, proprio perché il Ministero deve essere elemento di stabilità, noi adesso daremo indicazione alle nostre scuole, l'indicazione che noi daremo come indicazione, perché rispetto all'autonomia, è che le nostre scuole diventano sempre più il perno di coinvolgimenti territoriali, di costruzione di alleanze educative che devono essere fatti territorio per territorio. Una delle spiegazioni del perché ci era stato consigliato di non fare i bandi è proprio basato sul fatto che bisognava uscire dalla rigidità dello strumento nazionale bando per andare a mobilitare sul territorio diverse capacità. Però noi siamo il Ministero dell'Istruzione, noi agiamo sulla nostra presenza sul territorio, che sono le nostre scuole. Le nostre scuole non sono soltanto delle bandierine nel territorio. Sulla loro avanzare portano la bandiera nazionale. Dopodiché è chiaro che bisogna coinvolgere tutte le scuole paritarie, bisogna coinvolgere tutto il terzo settore, bisogna coinvolgere tutti quello che volete, a partire dall'autonomia però.
e quindi dalle regole dell'autonomia, e quindi dal rafforzamento dell'autonomia, dal rafforzamento del personale scolastico che si vuole dedicare all'autonomia, da parte di quello che comunque deve essere concepito come un'azione di sistema. E questo è quello che stiamo facendo. Rispetto alle considerazioni Invalsi. Invalsi e Indire sono i nostri due strumenti, che devono agire col resto del sistema scientifico e operativo del Paese, con le università, con gli istituti del CNR e con tutti gli istituti di ricerca del Paese. Lo stiamo facendo, lo facciamo sempre di più, e lo facciamo sempre però in questa idea che Roberto ha descritto in maniera molto chiara. Noi stiamo parlando di un sistema Paese. Un sistema Paese che negli anni ha scelto la via, che io credo importante, l'abbiamo scelta insieme, io nei miei diversi ruoli ho sempre condiviso questo. La Repubblica delle Autonomie. Le università sono autonome, anche la mia qui mi onoro di appartenere. Sono autonome gli enti locali, sono autonomi i diversi corpi dello Stato che agiscono, le nostre agenzie sono totalmente indipendenti, io ho appreso oggi i dati, me ne aveva dato un piccolo cenno prima, ma ovviamente siamo qui. Sono autonomi tutti i diversi soggetti che partecipano alla vita collettiva. Io capisco che a volte è più facile dire no, il Ministero deve dare delle regole imperative. Ma noi abbiamo scelto una via diversa. Abbiamo scelto la via della Repubblica delle Autonomie. La Repubblica delle Autonomie può dare degli esiti. Un esito è, ad esempio, che i diversi soggetti seguono strade diverse. Noi oggi, ad esempio, abbiamo nella nostra scuola un dato che io trovo importantissimo, che però non ha mai riscontro. Io vedo che le nostre scuole hanno fatto in questo periodo una quantità di sperimentazioni fantastiche, sperimentazioni didattiche. Molte delle scuole per cui noi lavoriamo ci sono già, nei posti più impensabili. Ci sono sostanzialmente nei piccoli paesi fra Mantova e Cremona, l'ITS di Bari, quello sulla ICT, non soltanto risponde a dei bisogni esistenti, ma avendo preparato delle persone che sono in grado di lavorare alla grande sui diversi strumenti del digitale, sono diventato l'elemento principale di attrazione di imprese a Bari. A Bari abbiamo oggi qualcosa come 4.500 addetti in più all'informatica, perché la risposta è abbiamo trovato non soltanto il top che ci deve dare l'università, ma anche il corpo intermedio che ci devono dare gli ITS. E quindi anche le lauree professionalizzanti, perché bisogna occuparsi anche del posto intermedio. Abbiamo sperimentazioni che l'anno scorso abbiamo fatto la scuola d'estate e abbiamo scoperto una cosa importante, che le scuole utilizzavano la scuola d'estate per fare dei progetti che non si usavano nell'estate, ma permeavano poi attività di tutto l'anno successivo, e l'abbiamo ripetuto quest'anno. Abbiamo delle sperimentazioni fantastiche con l'accoglienza degli ucraini. Su cui esiste un problema linguistico fortissimo. L'autonomia ci dà questa enorme ricchezza, ma ci pone un problema, come facciamo a rifarle convergere in modo che tutti siano in grado di impossessarsi di tutto. Ecco, questo è uno sforzo che io domando di più a Invalsi e domanderò anche a Indire. Come facciamo a prendere la straordinaria quantità di sperimentazioni che abbiamo fatto e far diventare patrimonio di tutti? Così come i rapporti con i territori sono diversi e differenti, perché diversi e differenti sono i territori. Bene, dobbiamo riuscire a far convergere le esperienze in un modo tale che queste possano diventare patrimonio di tutti. Questo occorre un'informazione. La formazione non può essere soltanto un trasferimento di nozioni, deve essere anche un luogo di incontro. L'insistenza, che io capisco ossessiva, che do al termine formazione deve essere questo. Dobbiamo dotare tutte le nostre scuole di capacità e strumenti perché loro si scambino di più informazioni. Un sistema cresce non perché tu lo coerci con una capacità coercitiva dall'alto verso il basso, ma perché libera le capacità innovative che esiste in ognuno e nella capacità di rendersi complementari l'uno con gli altri. Questa è la linea strategica che ha questo Ministero e questo Governo. Chi dice, ma
Il Ministero non ha una strategia, perché leggete poco, la strategia è quella del PNRR, l'abbiamo dichiarata e concordata a livello europeo. La strategia del Ministero è chiaro. Noi dobbiamo mettere in conto tutti che l'autonomia è responsabilità, ed è la responsabilità alla base della democrazia. Non basta rivendicare i diritti, bisogna dimostrare di essere capaci, di essere partecipi alla volontà collettiva di trasformare i diritti in doveri. Ricordatevi che se c'è un passaggio fondamentale della Costituzione, è quello che io ripeto sempre, di fronte all'articolo 1, che ricorda che il nostro è un paese che vive ed è una Repubblica fondata sul lavoro, non sul sussidio, vi è un articolo 2 che ricorda che i diritti individuali vengono tutelati e garantiti dalla Repubblica, ma insieme richiede il dovere inderogabile della solidarietà. La strategia del Ministero è chiarissima. Noi non dobbiamo abbandonare nessuno, dobbiamo sostenere gli eccellenti, perché gli eccellenti siano loro stessi coloro che esercitano la solidarietà, però nel contempo responsabilità. Responsabilità che non è solo dei presidi, ma è di tutti, compresi coloro che vogliono partecipare alla vita collettiva, compresi anche coloro che lavorando nel territorio, giustamente, vogliono essere considerati, ma se ne assumono anche responsabilità. Questo è quello che stiamo facendo e coerentemente stiamo utilizzando i fondi che ci vengono dati. Non un euro viene disperso, non un euro viene dato a pioggia. Si leggano con più attenzione gli atti e si facciano meno polemiche che fanno solo male al nostro Paese. Io sono qui, sono disponibile ad ascoltare tutti, però sono qui. E quindi sono qui disponibile su qualsiasi piano. Detto questo, nel piano in cui sono c'è anche Invalsi, che è strumento fondamentale, è strumento assolutamente cruciale per portare avanti una riflessione che sia basata sui dati, sulla seria elaborazione del dato e sia in un qualche modo parte e componente fondamentale di un Paese che non soltanto viene riconosciuto, ma viene anche rispettato all'estero, forse più di quanto noi stessi non facciamo. Grazie.